Ok, siamo in onda, buongiorno. Buongiorno, benvenuti a tutti. Conferenza stampa pre-Perugia Civitanova con Marco Podrascanin. Buongiorno Marco. Buongiorno. Iniziamo con le domande. Carlo. Ciao Porche, buon pomeriggio. E ti chiedo innanzitutto che settimana è stata dopo una sconfitta pesante, ma che in fin dei conti forse ci poteva anche stare a Trento. E poi ti chiedo anche, Bernardi, subito dopo la partita ha posto molto l'accento sul problema mentale che ogni tanto si fa sentire per la SIR. Ti chiedo se questi problemi arrivano perché magari le cose non vanno dal punto di vista tecnico e quindi staccati di testa, oppure non va la testa e quindi magari qualcosa a livello tecnico-tattico lo sbagliate. Grazie. Ciao, buonasera. Ma noi secondo me tutte e due un po', perché ormai siamo in un periodo un po' delicato, in mezzo due partite molto importanti, prima quella contro Trento dove sicuramente non era una, diciamo, nostra giornata, e quella di domani contro la Lube che è un'altra partita molto importante, anche se siamo ancora lontani da chiusura di regular season, ma sicuramente una partita che può decidere anche proprio il fine della classifica. È stata una settimana impegnativa dove abbiamo spinto con tutto quello che ce l'abbiamo. Sono soddisfatto perché già con il rinforzo di Og più con il rientro di Ricci, l'allenamento sicuramente, il livello di allenamento si è alzato parecchio. E secondo me è stata una importante settimana, una settimana bella dal punto di vista lavorativo. E adesso sicuramente vogliamo chiudere a maniera bella e vincere casomai la partita di domani. Ti chiedo se hai visto, penso sicuramente di sì, la partita della Lube con Verona. Sì. E che partita è stata secondo te? Insomma, è emerso un carattere di una squadra che non molla mai, e poi anche come è cambiata la squadra dopo il rientro di Kovar, cosa che dà a coach De Giorgi una possibilità di variare molto lo scacchiere in campo, soprattutto per quanto riguarda i centrali stranieri. Mm-hmm. Ma più secondo me ha dato molta spinta già con il rientro di Fefe De Giorgi alla Lube. Ormai stiamo parlando di uno dei tecnici più bravi del mondo, tecnico molto esperiente che ormai riesce a gestire bene la squadra con tanti nomi importanti, no? Ecco, da quando è rientrato lui la squadra ha vinto sempre, hanno dato una bella spinta in più e sicuramente se guardiamo il loro gioco bisogna stare molto attenti ai loro attaccanti leali perché stanno giocando bene l'ultimo periodo, sto parlando di Juan Torena, Leale e Soccolo soprattutto. Quindi noi dobbiamo spingere da prima palla come abbiamo fatto nell'andata a campo loro dove la nostra battuta ha funzionato molto bene. Infatti ecco, se guardiamo proprio le differenze tra due squadre nella prima partita era sicuramente la nostra battuta. Sì Marco, buongiorno. Buongiorno. Secondo te anche in virtù di quello che è accaduto domenica scorsa si può dire che questa partita arrivi nel momento giusto? Parlo soprattutto dal punto di vista mentale e psicologico. Soprattutto perché se non sbaglio dopo un anno che abbiamo perso il primo posto della classifica, quindi sappiamo perfettamente come cosa significa per noi arrivare primo nel regular season, perché gli ultimi due anni nel playoff, nelle partite più importanti dell'anno abbiamo vinto tutte le partite a casa nostra, quindi sono d'accordo con te, è una partita che arriva al momento giusto dove dobbiamo dimostrare di nuovo che siamo la squadra di alto livello e contro un avversario veramente tosto e duro che sta giocando bene l'ultimo periodo. E bisogna dimostrare di nuovo che la partita di Trento sabato scorso era solo una giornata no per noi. Ti chiedo, sei molto attento e hai visto Civitanova contro Verona, sì. Avrai visto Civitanova nel ciclo precedente, prima dell'arrivo di De Giorgi. Secondo te, visto dall'esterno, ovviamente da spettatore, cosa è cambiato in quella squadra con il cambio dell'allenatore? Secondo me sono una squadra più unita adesso rispetto che all'inizio dell'anno. Hanno fatto una grandissima squadra, come ho detto, i nomi importanti che sulla carta, secondo me, prima parte della stagione non erano a livello loro a punto di vista della squadra. Invece proprio con il rientro di De Giorgi, come avete detto, con il rientro di Kova, adesso sono la squadra più unita, che giocano insieme, però come
come ripeto spesso, noi davanti a pubblico nostro siamo una squadra sempre che gioca un ottimo pallavolo, e infatti sto pensando che anche domani dimostriamo di nuovo che siamo una squadra di alto livello qua davanti ai nostri tifosi. Ti chiedo una cosina, ma secondo te, cioè a Trento, hai detto non c'eravamo, ma cos'è che non ha funzionato? Al di là dell'aspetto mentale, che l'aspetto mentale magari può essere anche un fatto generico così, ma cioè cos'è che in campo non ha funzionato? Ma se parliamo di robe chiare, secondo me è battuta, non è andato come andava per tutto l'anno fino adesso. A parte che l'altro giorno abbiamo guardato la partita insieme, tutto il gruppo, c'erano tante cose anche positive da quella partita, anche se guardiamo la partita, un brutta sconfitta da 3-0, ma abbiamo fatto tante robe belle, soprattutto con muro e difesa. Quindi secondo me, primo e terzo set, se vi ricordate, eravamo lì, potevamo anche noi vincere il primo e terzo set. Quindi alla fine, come sempre, una palla che decide sempre chi vince e chi perde, ma l'ultima volta la palla è andata da altra parte. Ecco. Quindi il senso è che è mancato poco? Sì, ma secondo me è mancato molto poco, sì. Non tanto, come dimostra il risultato di 3-0 per loro. Ti chiedo se per te con la Lube è ancora una partita particolare, o visto che sono passati adesso più di due anni, insomma, che stai qua? No, per me personalmente non più, a parte che stiamo parlando di mia ex squadra, dove ho vissuto la maglia della Lube per 8 anni belli, dove ho vinto tanto, ma già da 3 anni che sto con la Siri, infatti adesso... Cioè non sento più quella così tanta pressione come le prime 2 o 3 partite. Hai posto l'accento più volte sull'aspetto della battuta, quanto è importante per Perugia. Però dove vai a pescare, sia per Perugia che per Civitanova, siete tutti giocatori di altissimo livello e quindi in ogni fondamentale siete al top. Quale potrebbe essere dal tuo punto di vista il fondamentale o l'aspetto più che più o meno può fare una differenza? È la battuta o c'è anche altro? No, sicuramente anche tutti gli altri fondamentali, però io dico sempre battuta perché con i nostri battitori veramente facciamo tanta differenza in un campionato abbastanza equilibrato. Secondo me le prime 3-4 squadre hanno qualcosa in più rispetto alle altre squadre, infatti... E noi, se guardiamo proprio chiaro, ce l'abbiamo qualcosa in più rispetto alle altre squadre, che è la nostra battuta, no? Però bisogna sempre stare attenti e molto bravi anche quando battuta non va. Ecco, è che dobbiamo magari migliorare un po'. Porco, ormai è passato più di un girone dall'inizio della stagione. Ti chiedo se tu hai la sensazione che questa squadra debba ancora amalgamarsi insomma tra i compagni, oppure se dal tuo punto di vista... la chimica della squadra ormai è a buoni livelli, perché ogni tanto la sensazione da fuori ovviamente è che manchi quel quid per poter rendere ancora un po' di più. Grazie. No, ce l'abbiamo chimica secondo me perfetta per una squadra abbastanza nuova, con 3-4 titolari nuovi del questo anno rispetto all'anno scorso, no? Cioè, io sto ripetendo sempre che l'anno scorso abbiamo fatto proprio il massimo, un anno indubitabile dove abbiamo vinto tutto, e adesso è difficile veramente ripetere tutto, però abbiamo dimostrato già tante volte fino adesso, ormai il campionato è veramente lungo con tante partite. Io mi ricordo bene che l'anno scorso, che nel stesso periodo eravamo un po' nel periodo diciamo non perfetto, dove abbiamo perso una partita importante con Monza, non lo so, a Padova, dove abbiamo rischiato di perdere anche, quindi secondo me è molto difficile giocare 50 partite di sempre dare al massimo, dove tutti spingono, e vincere praticamente tutte le partite. Ovvio che ogni tanto una partita puoi perdere, no? Però adesso, come ho detto prima, bisogna stare molto attenti e tornare prima possibile sulla strada giusta, che sto parlando di strada vicente. Tornando alla partita di Trento, come hai sottolineato tu, si è deciso su pochissimi palloni ogni set, di cui tra l'altro 2 ai vantaggi, e nel post partita Bernardi ai microfoni di Simone ha detto: dovremmo in questa settimana allenare proprio quei palloni lì. A cosa si riferiva? Come si migliora quel pallone lì di cui parlava Bernardi? Ma intanto è difficile spiegare. Se il mio palla del muro è entrato, se vi ricordate, su 23 pali che è uscita per 1 centimetro, se era dentro cambiava sicuramente tutta la partita, casomai. Però
Intanto sono tutte robe, diciamo, per gli altri non importanti, invece per noi sono molto importanti, quelle cose piccole, secondi tocchi, palleggi, dopo una difesa, dopo tocco di muro, dove magari nessuno, quasi poca gente che vede le differenze, però lì sono differenze tra squadre di altissimo livello e squadre di alto livello. E noi sicuramente anche questa settimana abbiamo lavorato su quelli palloni lì, dove praticamente abbiamo il primo allenamento non è andato tanto bene, poi il secondo abbiamo fatto un po' meglio, ieri abbiamo fatto un ottimo allenamento e credo che anche stasera facciamo un bel allenamento. Così per tutta la settimana alziamo un po' il livello di gioco in generale e sicuramente arriviamo pronti per la partita importante di domani. Ti chiedo, sei soddisfatto del tuo rendimento personale in questa stagione o puoi fare meglio? Io sinceramente fino alla partita di Trento ero molto soddisfatto perché non mi piacciono tanto ormai più le cose individuali, i premi individuali. La squadra era prima della classifica, quindi abbiamo fatto bene fino all'ultima partita. Ormai adesso siamo secondi e cerchiamo sempre di tornare nel primo posto, no? E sicuramente posso fare meglio, ecco, diciamo così. Un'altra cosa al volo, ma guardate a questa posizione in classifica, cioè nel senso è importante anche in questa fase, cioè vuol dire, ha detto siamo primi, vogliamo, cioè eravamo primi, vogliamo tornare primi, cioè c'è questa partita che rischiate, speriamo di no, ma rischiate anche di andare al terzo posto, cioè vuol dire questa posizione è fondamentale per voi, sia per l'aspetto psicologico che anche ovvio, tecnico. Ovvio, molto importante, ho detto anche prima, si è confermato anche l'anno scorso e 2 anni fa, dove noi praticamente abbiamo vinto tutte le partite a casa nostra e perdevamo le partite fuori a casa nostra, anche contro le squadre che erano ottave nelle classifiche, che era Ravenna, se vi ricordate. Quindi per noi è molto importante, non solo perché ti dà anche il posto della Champions League per l'anno prossimo, ma ti dà anche tanto vantaggio vedendo il nostro pubblico e il nostro palazzetto. A proposito della classifica, volevo chiederti se ti aspettavi a questo punto della stagione che al vertice ci fosse un po' quello che noi abbiamo definito la mucchiata. Sì, secondo cioè, me sì. Quattro squadre distanziate proprio da un punto. Esatto. Come campionato è veramente equilibrato, stiamo parlando di campionato più impegnato del mondo, dove tutte le quattro squadre, adesso ormai anche Verona, sono rinforzate tanto durante l'estate con tanti buoni giocatori. Infatti secondo me gli ultimi 4 anche 5 anni il campionato italiano si sta alzando ogni anno, che è molto importante e molto anche bello da vedere, da giocare e da vestire proprio. Bene, se non ci sono altre domande ringraziamo Marco, grazie a tutti, buona giornata. Ciao, domani.